Novatteggiano, questo mitico borgo. Guardate, io vedo qui di fronte a me la dimora storica di San Severino, tre secoli, 1239-1536, ma alle mie spalle il massiccio del Monte Cervati e qui nella valle, la valle storica, la valle di Diano, che era un famoso lago. Siamo a sud di Salerno. Ma pensate, senti i tamburi, sentite i tamburi, che cosa ci riserva questo Teggiano? Andiamolo a scoprire, venite con trombe, tamburi, nobili, contadini. Ogni anno in agosto oltre 150 taggianesi si mettono in costume per medievali per evocare il grandioso matrimonio che è stato celebrato nel 1480 tra Antonello di San Severino e la bellissima figlia di Federico il Duca di Montefeltro. Siamo in compagnia del, che diciamo, nelle arti, però tu sei la principessa, però sei Cinzia Innelli, vero? Innelli. Innelli, vero? Sì. Scusami, ma quali regali ti hanno portato? Io a Teggiano ho trovato moltissimi tesori. Teggiano è ricca, no, perché Costanza, figlia del duca Federico da Montefeltro, viene da Urbino, è arrivata a Teggiano dopo essere andata in sposa al principe Antonello Sanseverino e ha trovato a Teggiano, a parte i dianesi che l'hanno accolta con tanto entusiasmo, ha trovato dei tesori bellissimi dovuti proprio alla presenza di San Severino a Teggiano, perché Teggiano è ricca di arte, di monumenti, proprio grazie alla famiglia di San Severino, che era una famiglia di mecenati. E tra i tesori più belli che ho trovato a Teggiano il castello, la cattedrale di Santa Maria Maggiore e la chiesa della Santissima Pietà. Scusa, ma tu come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe? Antonello Sanseverino. Giuseppe Sestito, sì, lo so, in arte. Quello in arte. Io parlo di Giuseppe Sestito. Giuseppe. Scusa, nel momento magico delle nozze che cosa avete bevuto? Abbiamo brindato con idromele. Che idromele, che cos'è? È una bevanda composta da una parte di miele e due parti di acqua. Praticamente è un miele allungato? Sì, che si usava proprio per festeggiare cerimonie o comunque eventi solenni come il matrimonio del principe. Grazie Cinzia, non mi puoi dare le mani, vero? Ecco, grazie, grazie Giuseppe. Andiamo a parlare di natura, di ambiente e parliamo di trekking. Siamo in compagnia di Giancarlo Priante. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Scusa, prima di iniziare voglio sapere come si arriva a Teggiano. Per esempio da Roma, da Reggio Calabria, diciamo, da Napoli. Diciamo che il territorio è facilmente raggiungibile perché è attraversato dalla Salerno-Reggio Calabria, per cui se abbiamo come riferimento Salerno, sì, che è la città più vicina, basta percorrere verso sud la 3 e sì, uscire a Sala Consilina. Sala Consilina, in direzione di Teggiano, circa 8 km, si arriva proprio nel centro storico di Teggiano. Cioè, qual è dei posti da vedere qui a Teggiano? Che voi fate trekking sicuramente come territorio, come naturalmente territorio. Abbiamo diverse montagne alle spalle che fanno parte della catena del Monte Cervati, in primo luogo il Monte Motola, che è alta circa 1740 metri, e poi altre montagne che collegano le due catene più importanti del parco, gli Alburni e il Cervati. Buongiorno a tutti, ma pensate, questo paesino, i primi del Novecento, proprio come tutto il sud, si conosceva l'immigrazione verso l'America e addirittura nascondevano tutte queste cose per portare i profumi della loro terra verso l'America, in modo molto particolare. E siamo con Antonio Severino. Scusami Antonio, come faceva a nascondere i salami che non si potevano portare in America? Perché in America, siccome avevano vietato, la polizia aveva vietato di portare i salumi, sì, allora questi li ingrugliavano in un banno e poi li mettevano dentro il cacciavallo e poi li aprivano. Ma il salame prendeva il profumo del formaggio? Sì, sì, tutto. Dunque praticamente il formaggio, essendo grasso, sì, assimilava tutto il salame. Sì. Cioè, allora a questo punto mangiamo il formaggio e già sentiva il profumo del salame. Certo. Ah, così. Scusa, ma lui che sta facendo qui? Fammi vedere. Che stai facendo? Sì, si impasta la pasta per fare il caciocavallo. Caciocavallo? Sì. Ma che latte è questo? Vaccino. Quali altri tipi di formaggio avete qui? Ma facciamo la mozzarella, il fior di latte. Scusami, fammi vedere, questa è la mozzarella? Sì. Poi questo? Sono caciotte a pasta mollo con il... Latte di? Sempre latte di vacca. Questi sono dei cacetti piccoli. Scusami, ma allora praticamente nella valigia i taggianesi portavano questo salume. Sì. Questo salume avvolto nel formaggio per non far per passare le la dogana. Dogane, la sì, dogana. Sì. Ma portavano anche un pezzo importante, la loro pietra,
giusto, la loro pietra che era determinante, perché qui la pietra è fondamentale qui a Taggiano, sei sì. d'accordo? Sì, sì. L'andiamo a scoprire, che dici? Cioè non è che mangiamo un pezzo di pietra e un pezzo di formaggio? No. Giusto? Prima il formaggio. Prima il formaggio? Sì. Col pane? Col pane, giusto. Però adesso noi andiamo a scoprire la pietra, vero? Andiamo, andiamo, venite con... Eccoci qua, sono sotto il campanile, pensate che la cattedrale conserva ancora le sfoglie di San Cono, che è il patrono di Teggiano. Siamo in compagnia dell'architetto Garrone. Buongiorno. Buongiorno. Ma l'istituto qui avete riprodotto un laboratorio? Sì, un laboratorio, quasi un vecchio cantiere come era nel 1400. Ci stanno sia i ragazzi del liceo artistico Pomponio Leto e ci stanno sia i ragazzi che continuano la tradizione di scalpellino, quello che viene denominato in Italia come tagliare pietre, e ci sono gli artigiani locali che continuano questa tradizione che è pluri... Architetto, ma io so che le cave sono sotto il paese. Sì, in definitiva noi siamo... Ma sono tutti... chiuse? Sì, sono chiuse perché il paese è vincolato, però ci approvvigioniamo di quello che riusciamo a trovare nelle cave esterne alla parte vincolata. Loro fanno un lavoro bucerdato però, vedo. Sì, no, il lavoro è vario. Lui sta usando il puntillo, lui sta usando la bocciarda, i ragazzi invece del liceo artistico riproducono gli stemmi gentilizi per poi rifarli e riportarli sulla pietra. La campana si sente. Si sente. E gli altri stanno lavorando su manufatti che sono in uso ancora tuttora nelle case del paese, della città. Scusi un momento, lei è un artigiano, vero? Sì. Scusami, quanti siete che fate questo lavoro nella sua azienda? Siamo in sei. Ah, in sei? Sì. Cioè, è passione questa, sì. Cioè, alla sera, quando voi deponete il martello e lo scalpello, non vi trema come i grandi tennisti il braccio? Un po', un po'. Però fate delle belle cose. Sì. In bocca al lupo. Grazie, grazie all'architetto Sgarrone, grazie. E noi pensate che nel 1400 qui si curava in un modo strano. Andiamolo a scoprire insieme. Ma veramente strano. Chissà, con le erbe, con la pietra, col caciocavallo. Chissà, andiamo a vedere. Mi trovo sempre a Teggiano, qui nella Santissima Chiesa della Pietà. Pietà, guardate, prima, oltre che essere ospedale, ma anche scuola, vero? Dominata da San Severino, e Medioevo era tutto San Severino. Tutto perché San Severino si chiama la Valle di Diano qui? Valle di Diano perché l'antica Dianum è questo paese dove noi ci troviamo. Lei è il professor Di Nicola, vero? Nicola Di Novella. Piacere, buongiorno. Piacere, buongiorno. Mio. Tu sei un farmacista, sì, rinomato e poi molto scrupoloso. Scrupoloso. Molto scrupoloso. Nelle misure bisogna molto essere attenti, scrupolo. Molto attenti. Sì. Ma se io dovessi venire da te 5 secoli fa e mi sentivo male, c'ho mal dei reni, che mi davi? E mal di reni prendevamo subito il Ceterac, lo spaccapietre. Vuol dire che qualche pietra si era fermata dentro e bisognava fare un decotto che me lo facesse sciogliere. Ma qui avete scoperto addirittura questa segala iurimano, che si coltivava tanti, tanti, tanti 2000 anni fa. 2000 anni fa, perché fu introdotta questo seme che veniva bene la coltivazione in montagna. E Pietro ha recuperato questa antica segale, un pane stupendo. E difatti quando viene... cioè praticamente si sfamava il popolo di allora, 2000 anni fa, oggi sì, questo pane viene usato qui a Teggiano. Sta cominciando ad essere di nuovo... Sta cominciando, aspetta professore, sì, professore, aspetta. Scusa, tu sei il produttore? Sì. Ma del Gran Turco o di questo? Del Iurimano. Del Iurimano? Iurimano, sì. Iurimano. Ma voi avete tanti semi qui? Sì. Vedo dei, sì, fagioli. Questo sì, cos'è? I ceci neri. I ceci neri. Sì. Voi li producete voi? Sì. Addirittura. Grazie. Professore, vieni, vieni, vieni con me, va, vieni con me. Buongiorno, come ti chiami? Enzo. Enzo, ma scusi, questo è lo Iurimano? Sì. E praticamente vengono veniva stagionato nel Iurimano, sì. Scusa professore, ma una volta si metteva sotto l'olio, sotto lo strutto? Eh no, questo è il seme. Sotto la segala, sotto la segala. Siccome vivente il seme, riesce a cedere dell'umidità adatta per poter professor, scusi, voglio sentire se strilla. Vivente, ha detto. Sì, sì. Bella questa battuta, sì. Scusa. Per noi vive ancora. Ma che dice? Che dice il seme? Che dice? Dice che il formaggio che fa Enzo sicuramente non ne aveva conosciuto altri migliori. Dunque praticamente voi fate stagionare questo formaggio. Pensi che acquisti un profumo diverso rispetto a una grotta? Sì, sì, dalla segala, diciamo. Sì, ma la stagionatura di questo formaggio, sì, viene bene perché viene meglio. Viene meglio in grotta o sotto sono i semi di Iurimano? Diverso, perché
questo qua l'aiuta a stagionare quando col cambio della temperatura. Lo asciuga, sì. Gli mantiene. Quanto tempo rimane sotto lo Iurimano? 8-9 mesi. Cari amici di Lione Verde Orizzonti, mi trovo qui a Piazza Portello, guardate, di fronte all'antica dimora di Antonello di San Severino, vero? Detto bene? Sì, sì, perfetto. Flaminia? Giardullo, Flaminia, ma questa si rievoca un grande matrimonio. Matrimonio, sì. Con il Duca? No, con la figlia del Duca da Montefeltro ed Antonello San Severino. Costanza, sì. Eccola qui la nostra mitica Costanza. Ma vi sposate veramente o fate finta? Ci sposiamo veramente. Io sono Costanza da Montefeltro, figlia del Duca Federico da Montefeltro. Duca e lui sarebbe Giubino. Il Duca? No, lui è mio marito. Ah, tuo marito. È ancora il principe... prossimo. Sì, ci siamo sposati. È il principe Antonello Sanseverino, e principe di Salerno, signore di Teggiano e conte di Marsico. Scusami, Flaminia, dove sei? Ma si rievoca un pranzo, cioè questa manifestazione, quando viene riprodotta? In agosto? Abbiamo le date fisse, sì, 11, 12 e 13 di agosto. E questo pranzo proprio medievale, che cosa rappresentava? Qui, fammi conoscere questi con i prodotti del luogo e del periodo medievale, naturalmente. Sì. Quindi abbiamo il pesce d'acqua dolce, in questo caso le trote con mandorle. Perché tutto sul dolciastro danno? Sì, perché si doveva coprire nell'epoca medievale, lo sappiamo. Le cose potevano andare a male e quindi si copriva questo sapore un pochino variato. Questo che è un pollo, che cos'è? Un cappone. Un sì. Cappone con le prugne. Sì. Proprio sempre sul dolciastro. Sì. Poi quello che cos'è? Questa è una zuppa dei legumi, sempre nel periodo medievale, quindi abbiamo farro, cioè un recupero. È un recupero, un recupero, sì, perché sì, le minestre una volta venivano fatte, sì, con tutto recupero. Con tutto recupero. E poi sì, qui sì, al sud è proprio molto sentita. Sì. Un applauso agli abitanti di Teggiano, per piacere. Sono qui infreddoliti in questa piazza, fa molto freddo, ma noi siamo sempre qui attenti. Scusa, qui abbiamo l'istituto professionale alberghiero di Sant'Arsenio. Sant'Arsenio, sì. Praticamente è tutta una scuola. Adesso sentiamo il professore, sì. Vieni Flaminia, vieni con me. Professore Vincenzo, benvenga. Scusami, sì. Dimmi che piatto stai preparando, allora. Quanti allievi siete? Sono circa 500 allievi, sì. Dell'istituto alberghiero. Ecco, sono solamente cucina o sala, cucina? No, saranno i tre corsi, sono sì, di sala, di cucina e di ricevimento. E di ricevimento? Di ricevimento, sono qui presenti tutti qua, tutti e tre i corsi sono presenti stamattina. Ah, tutti e tre i corsi. E tu sei un istruttore? Io sono un docente, sì, di cucina. Scusami, mi fai vedere che piatto stai preparando? Sto preparando gli stufati, che è un piatto tipico teggianese. Un piatto tipico teggianese. Sì, sì, allora, sì. Metti olio extravergine d'oliva, aglio tritato. Aglio tritato. Poi metti le acciughe. Sì. Acciughe sotto, che sono di cetara? No. Poi andiamo avanti. Vai avanti. Un po' di uva sultanina. Ecco, l'uva sultanina. Vince. Sì, scusa, l'uva sultanina deve essere un po' bagnata? Sì, un po' di acqua calda. Un po' di acqua calda. Ecco, vedete, bagno con l'acqua calda. Sempre un applauso, voi state qui, è il vostro paese, il vostro borgo medievale. Poi ti prendo gli spaghetti. Ma l'hai fatti già prima. Sì, questo qua era un piatto che si usava con la pasta, con rimanenze di pasta che rimaneva del giorno prima. Scusa, ha messo pan grattato? Sì, pane raffermo tostato, dopodiché si fa stufare, perciò si chiama... Come una frittata, sì. Sopra e si fanno stufare. Vince, bravo, dammi la mano, bravo, bravo, grazie, andiamo qui. Ah, ecco, il mitico allievo mio, Lombardo. No. Come mai stai qui? Sapevo che veniva lei, quando viene il maestro bisogna andarci per forza. Grazie, Flammi, vieni con me, andiamo avanti. Spiegami, che cos'è questi? I ravioli con la pettila. Ah, questi che sono? Sono i fusilli. Fusilli? Fusilli col ferro, prima si faceva col ferro degli ombrelli. Sì, straordinario. Scusami, ma mi fai... che stai facendo? Stai mettendo l'olio? Nei broccoli scoppiati. Come hai detto? Saltati in padella. Come ti chiami? Francesco. Francesco, quanti anni sono che fai a scuola alberghiera? 3. E sei in sala, vero? Sì. Ti piace? Sì. Grazie, sì. In bocca al lupo. Grazie. Andiamo avanti. Scusa, ma guarda qua i piatti. I parmatiedi, si fanno di rigore, sono per la Domenica delle Palme. Scusami, e questi dolci? Questi sono i dolci che anticamente si facevano per il matrimonio, i bicchinotti. Come li chiamati? Bicchinotti. Scusa, andiamo avanti a vedere un po' i profumi, no? Sì. I profumi. Signora, lei è la produttrice? Sì.
Io e mio marito abbiamo un'azienda agricola e produciamo solamente i prodotti della nostra azienda. E allora, vedo caciocavallo, mozzarella di vacca, ricotta, sì. Ricotta, vedo che lei sta. Lei sì. Può tagliare. Andiamo avanti, qui vediamo addirittura. Questi come li chiamate? Ciscelloni, peperoni cruschi. Questi che sono? Pancetta arrotolata. Pancetta e poi chiusa nella vescica praticamente del maiale, poi dove viene insaccata. E poi sigillato ulteriormente con la rete. Grazie a Farmine, grazie. Salutami Costanza, salutami San Severino, perché sono due personaggi straordinari. E cari amici, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, ma qui a Teggiano. Venite perché vi accolgono a braccia aperte. A presto, ciao.